praticamente senza questo, se vi beccano su, vi fanno la multa. Sì, che poi tra l'altro, transito senza autorizzazione 100 euro, mancata esposizione 50 euro. Quindi se tu abbandoni la moto, come cazzo fai a esporlo? Ma soprattutto chi è che controlla? La Guardia Nazionale. La Guardia Svizzera. Inizia il tratto più veloce, dopo vabbè il mega rettilineo, il tratto di curve più veloce dello Stelvio. Mette Lady KTM nel mirino. Non ce la fai. Ah, in discesa sì che ce la faccio. Guarda che in discesa pecco. Pecco. Attenzione qua piano. Orca put... Bestia chi do? Cos'era il camion dei gelati? Ma quello che si è incastrato sui tornanti dall'altra parte, ma come pensava di passare da queste gallerie? Ma infatti, boh, avrà detto va, vado di lì perché ci metto di meno. Guarda come la supera prima del tornante. Aggressivo. Molto transgressive. Falla al centro strada. Guarda qua, un super duke. Secondo te con cosa posso fissare la targa? Con silicone? E è una vite. Perché o posso dal carrozziere chiedergli se mi metto un rivetto. Qualunque carrozziere vai lì, dici guarda mi è saltato via il rivetto, me lo metti per favore, non ti fa neanche pagare. E va in ferramenta. Ma serve la macchina per mettere i rivetti, eh. Ma va? Eh sì, Ah. L'importante è che non perdo la targa per strada. Boh. È il camper di prima che è passato col verde. L'abbiamo recuperato? E lo supera? E lo supero anch'io. Quasi finita la discesa dello Stelvio. Ma non vuole darle soddisfazioni? Adesso la discesa dello Stelvio è finita veramente. Lady KTM è battuta anche questa volta. Adesso prendiamo da questa parte, cioè non verso Bormio ma verso Livigno, e andiamo molto velocemente a vedere i laghi di Cancano.
per la seconda volta altri 5 euro, perché c'è tipo la macchinetta dove bisogna pagare prima di iniziare la strada, poi ti indica un numero di parcheggio con il numero della targa della moto o della macchina, perché su ci sono tipo i parcheggi numerati, quindi danno i passi in base a quanta gente sale. Però vabbè, noi non parcheggiando ce ne facciamo un po' poco, però vabbè, comunque così. Ma non eravamo saliti di lì, no? Più avanti? No. I laghi di Cancano sono un bacino artificiale che si è creato dopo la costruzione della prima diga nel 1935. Si è formato il lago di Cancano o lago di San Giacomo. Poi in un secondo momento si sono accorti che una diga sola non bastava a creare tutta l'energia elettrica che serviva, quindi hanno creato una seconda diga negli anni 50, che è la diga di Cancano 2, creando un altro lago più dietro. Più dietro è poco italiano, però comunque hanno creato un altro lago sostanzialmente, e è quello che c'è tutt'oggi. Quindi due laghi, due dighe, una più grande e una più piccola, costruite in due stili diversi. C'è Wikipedia. C'è il tipo che pesca le trote nel fiume. Ah, strada per Cancano chiusa per lavori, hai visto? No. Questo potrebbe essere un problema. C'era scritto 9/12/13/18. Ah, allora apre le 18. Ho capito. Il 18 dobbiamo essere già in strada per Bema. Sono le 14:10. Cioè le 16:10. Eh sì. Vediamo quanto è chiusa. Magari valeva solo per la settimana, nel weekend aperta. Magari si riesce comunque a farla sporca a passare. E a un certo punto, andando verso il vigno, c'è questa deviazione. E speriamo che sia aperta. Mi sa che erano andati su di qua, eh. Sì. Ah, attenzione, strada chiusa. Però hanno tolto il cartello, quindi si vede che è aperta. Magari era quella dritta che era chiusa. Praticamente si arriva ai laghi facendo questa sorta di mulattiera abbastanza stretta, con dei personaggi abbastanza folcloristici che la percorrono. Cioè, in realtà è una strada che in pochi chilometri sale veramente tanto. Infatti dall'alto, poi vi facciamo vedere, è molto particolare. Luna è sempre molto partecipativa nelle conversazioni. No, mi è venuto un attimo l'abbiocco. E prima l'abbiocco, e poi non ho preso la caffeina, e poi qui, e poi lì, poi là, insomma, te parla mai. Non è vero, poi ho finito di parlare. Cos'hai detto di così interessante? Ho detto lo Stelvio che parlo. Ah. Mi sa che tra poco la macchinetta. Sì, non era tanto su. Sì, ma non ho capito perché le bici non pagano. Perché non inquinano, credo. Dio, che poi dipende chi guida, se guido io inquino. A scorregge. Eh beh sì. Occhio alla buca. Porca puttana. Cosa guardi? Quando ti dico guarda in giro non vedi. Quando ti dico non l'ho vista. Che cazzo guardi quando vai in moto? Sto guardando davanti. Meno male. Come hai fatto a non vederla? È una voragine. Ci sono dentro in pieno. Te dorma in pelle, che sta chi la motivazione. Ma te fai idea, no, ma te fai. E non c'ero, e se c'ero dormivo. Esatto. No, che dice in un'altra. Anche qua. Quanta gente c'è in bici. Sì, ma pensa a farla all'andata. Basta un po' di allenamento, si fa. Cioè, capito, non mi sembra che passi gente allenata. Sono bambini e vecchie. Ah, magari ci hanno messo 3 ore a salire. O magari sono scesi a spingere la bici. Era qua, non vorrei dire cazzate. No. Ho detto una cazzata. Eccola qua, la macchinetta per pagare. Mi si è scaricata la GoPro davanti. Te no? Sì, è poco a poco. Ho anche le monete. EF2343.
Praticamente senza questo, se vi beccano su Wi-Fi fanno la multa. Allora, prima il tasto valid, valid. Inserite il vostro numero di targa. EC 28326 28326. Allora, qua monete 2 4 5. Pensa che dovevi lavorare un'ora prima per guadagnarli. Sì, appunto. Beh, perché adesso non lo so. Pagamento bla 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 50. Devo premere valid? Sì, è scritto. Non c'è nessuno neanche che ha dimenticato i soldi, uffa. Grazie. Sì, che poi tra l'altro transito senza autorizzazione 100 euro, mancata esposizione 50 euro. Quindi se tu abbandoni la moto, come cazzo fai a esporlo? Ma sei lì. Sì, beh, quello ok. Ma soprattutto chi è che controlla? La guardia nazionale. La guardia svizzera. Però un bel pezzo andare in su, guarda tutti i tornanti. Cazzo, non ti sfugge niente. Vabbè. Vabbè, è tutto bene. Acceso quello davanti? Sì. Forse non tutti sanno che i Duke vanno bene anche per l'enduro. Anche se c'è un effetto collaterale che si chiama crocco. E non è cracco.